Officina 9000 giri, ragazzi, con Luca e Mirko che è a bordo di questo pick up. Perché? Perché è una puntata un po' particolare, dedicata a chi ama o che deve far uso anche per lavoro di questo tipo di veicoli, che spesso sono diesel, per cui hanno il rumore classico delle vetture diesel, sì. E ha voglia invece di avere un sound un po' più vicino a quelli che sono i pick up, esatto, americani, con esatto, il vuoto dal suono caratteristico. Che a noi ce li dobbiamo scordare, anzi sì, ce li siamo sempre scordati. Il motivo primo fra tutti è i costi del carburante, perché altamente penalizzanti per macchine che hanno cubature grosse, appunto come le vetture americane. Ecco, in questo caso è una vettura che a noi capita raramente, perché noi siamo più su un target di vetture più sportive, più piccole, sì, cioè un altro tipo di vettura, però ogni tanto capitano anche queste. E questo è secondo me un esempio forse più centrato rispetto ad altre volte dove abbiamo montato il sistema L'Active Sound Booster Max Aust, nel senso che è centrato non tanto per un discorso di sonorità, perché la sonorità è uguale rispetto al fatto di montarla su qualunque altra vettura. Lo trovo centrato sull'immagine della macchina, cioè sulla magia della vettura. Una vettura come questa, dopo la facciamo sentire in versione normale e in versione col sound, ecco, col sound è tra virgolette la morte sua, cioè dovrebbe nascere così una macchina di questo genere. Altre volte noi, come ben sai, ne abbiamo fatti vedere veramente decine di filmati sul sistema, ce l'hanno fatto montare su macchine un po' al limite. Mi ricordo l'esempio di quella Golf elettrica, ecco, una Golf, sì, elettrica. Va benissimo il fatto che dice il cliente, poi non mi deve spiegare perché va a comprare una macchina elettrica, che tanto sa benissimo che non ha suono. Ci può stare il fatto di dire diamo un pochino di voce a una macchina che viceversa sembra quella dei motorini che vanno in giro a Milano, però una volta che tu dai la voce rimane un sound sportivo bello pieno su una Golf. Questa macchina qui invece potrebbe essere tranquillamente dotata di un V6 o anche un V8 e ci sta perfettamente. Quindi il fatto è esattamente l'opposto, cioè questa macchina qua col motore diesel ha una sonorità che è veramente pietosa. Con un sound booster gli diamo una sonorità giusta per il tipo di vettura. Vedo che adesso Mirko sta già smanettando. È già lì sul pezzo. Adesso Mirko, come al solito, vi spiega il funzionamento. Facciamo sentire sia il sound a macchina, diciamo, normale, che le varie configurazioni che si possono avere con questo sistema. Non so che tu che ti venga vicino, lo so, ti conosco. Allora, così adesso abbiamo il sound system spento, accendo la macchina e questo è il suo sound diesel. Ora da qua, dall'applicazione noi lo accendiamo. Accendiamo il telefonino e l'hai acceso. Sì, adesso l'abbiamo acceso. Da qua posso selezionare il volume, posso abbassare o posso alzare. Poi nelle impostazioni ovviamente puoi scegliere il tipo di suono, hai vari suoni. Che suono metteresti questo? Ma questo qua non è male l'Urban, io proverei a mettere il Race. Questo è il Race. Secondo me devi trovare un 8 cilindri un po' più orgoglioso, un po' più patatoso, capisci cosa vuol dire? Troppo Racing. Stiamo, ecco, cercando il sound giusto. Ecco, bravi, no? Questo ultimo qua non va bene. Ecco, già qua mi piace, già qua ci sta. E i primi due erano belli. Male, provare un altro. Mettiamo Best. Un po' da macchina sportiva questo. Hai capito cosa? Questo ci sta. Sì. Questo bello. E poi abbiamo il Massive, che è un pochettino, sì, meno aggressivo. Con questo, quello di prima, secondo me. Vabbè, comunque il concetto, ragazzi, è chiaro. Con il vostro smartphone scegliete il sound. Scegli il sound, il volume e varie funzioni. Si può mettere la funzione che nel rilascio fa gli scoppiettini, tipo il rilascio. Si può decidere a una tot velocità di disattivarlo da solo, oppure a tot giri motore, oppure lasciarlo sempre attivo, uno come vuole. Certo, cambiarlo dipende anche mood sei, di che rumore sono oggi. Sì, giusto. Va bene. Beh, Luca, ci sta, dai, secondo me invece su questo tipo di target può essere una bella soluzione, perché chi è intristito, rattristito dal sound del suo pick-up diesel, sì, no? Sì, sì. Alla fine ha un bel... Almeno su questa macchina, secondo me, è perfettamente coerente. E devo dire che, adesso facendo un ragionamento puramente economico, numerico, questo anche grazie forse alla tua trasmissione,
che viene seguita, quantomeno i video che rimangono su YouTube. Noi veniamo spessissimo interpellati da clienti che ci dicono: ho visto il video su YouTube. Quindi parlando con l'importatore, che è l'NTP, con Trettel, che è l'importatore dei Max House in Italia, noi risultiamo i primi installatori in Italia di questo genere di apparecchiature. Quindi significa che un seguito c'è e vediamo che è anche in crescita. Chiaramente ci saranno i detrattori che, come al solito, criticheranno il sistema perché inorriditi dal fatto di creare un suono artificiale. Per fortuna nostra ci sono invece tanti altri che apprezzano questo sistema e lo trovano congruente con le loro esigenze. E non peraltro, appunto, nel giro di questi 2 anni abbiamo già montato forse più di 150 sistemi. Bene. Quindi siamo molto soddisfatti di questa collaborazione. Bene, mi piace molto l'idea di si possa aprire un mercato su questo tipo di vettura, anche perché sono sicuramente richieste, poi anche da chi la usa poi sabato e domenica, ma la usa tutta la settimana per lavorare. Certo. Ok, grazie Luca, grazie Mirko, ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. I'm on.